Bentornati dal mondo del collezionista. Oggi, prima di presentare questo nuovo prodotto, vorrei ringraziare tutti i miei iscritti perché siete simpaticissimi e molto calorosi e mi lasciate sempre bei commenti. Oggi vorrei ringraziare in particolare Gianna Fusco, Michele Carpinelli, Asia Bigliotta, Giampi07, il tuo invincibile Flavio Assiria, Daniel Vitale, Roberto Falchi, Edoardo e Simona Bodo e Lone Simone. Ora passiamo a questo prodotto. E sempre grazie. Si chiama Animali Mania. È un album di figurine. E questo prodotto è della Topps. Le immagini sono prodotte dalla National Geographic Kids. E che sa, sinonimo di qualità. Costa 3,50 euro e comprende l'album, 3 busine, cioè 15 figurine. Invece il box costa 70 centesimi. Dentro ci sono 30 busine, cioè 21 euro. Ok. Ok. Andiamo a vedere ora. Ecco, questo momento. Vediamo. Qui ti dice benvenuti dalla pagina 2 alla pagina 5 c'è dell'Avria e poi qui c'è l'indice. L'Africa. Il numero in Africa. Ti dà molte informazioni. L'Asia, abbassa il volume, tutti in acqua, arrampicata libera. Asia, anche un muoio di sete, ritmo nel sangue, salti in lungo. Guinness dei primati, l'animale più piccolo, l'animale più grande, l'animale più veloce, l'animale più giovane, l'animale più letale, tutti. Poi passiamo all'Europa. Europa, quante curiosità! L'Oceania, casa dolce casa, tocco mortale, quiz animali. Se potessi scegliere un superpotere, quale preferiresti? Super intelligenza, invisibilità, adattabilità? Un pericoloso viaggio in barca. Qual è il migliore aspetto della tua personalità? Molti talenti? Un pericoloso viaggio in. No. Mi sono sbagliato. La terra e ci sono queste due risposte. In acqua, molti talenti e adattabilità. In aria, se potessi vivere un'avventura con i tuoi amici, quale sceglieresti? Un pericoloso viaggio in barca lungo un fiume in piena? Una gara di velocità in aereo tra le montagne. Nord America. Perché ha il sangue freddo? Secondo po'. Volevo dirvi che in questo album ci sono 212 figurine. Il Sud America. Ieri avevo il raffreddore, ora sto un filino meglio. Anche un po' di battute. Cosa fa una banana quando cade? Si sbuccia. Strano ma vero. Volo in prima classe. Salto libero. Batti il 5. Antartide. Stamattina dovevo andare a scuola, ma l'ho marinata. Qual è il colmo per un pesce? Nuotare a delfino. Record Olimpi. Kids Plastic. Ti do tante informazioni. 8,8 milioni di tonnellate di plastica finiscono nell'oceano ogni anno. Anche informazioni.
che ci possono servire. No, servire, scoprire di più sugli animali anche. Maybe animali. Animali. La lettera un po'. Qual è il dolce preferito dei panda? Il pandoro. Vero o falso? Gli oranghi usano mazze di foglie come ombrello? Chi lo sa? Uno sguardo al cielo, gli animali volanti. Discesi in acqua. Dove amano dormire i pesci? In un letto ad acqua. E questa è l'ultima pagina, 212. Ora andiamo a vedere come sono fatte le figurine. Però prima, e 212 figurine, come ho detto, una figurina costa 15 centesimi l'una per richiedere alla DOPS. Qui è tutto. Allora, ne prendiamo una dal box. Prendiamo la prima e ce n'è. Ah, e non vi ho detto che ci sono tre tipi diversi di busine. Vediamo se ne riusciamo a trovare. Eccole. Questa e questa. Prendiamo quella con lo sfondo con l'arancione. Apriamo e vediamo come sono fatte le figurine. Allora, vediamo. Molto piccole. Troviamo un uccello. Anche, questi qua ti fanno scoprire anche animali nuovi che non potremmo anche non conoscere. Questa sembra una scimmia. E poi troviamo quella speciale, la numero 3, verde, ma tutte verdi dietro. E vediamo. Allora, e per questo video è tutto. Lasciate like se vi è piaciuto. Condividetelo con chi volete. E dal mondo del collezionista è tutto. Ecco le figurine che abbiamo trovato. E dalla scimmia e dal mondo del collezionista vi salutano. A presto e ciao!